Il film è Hair India e il regista che è qui con noi questa sera è Raffaele Brunetti. Benvenuto. Buonasera. Regista insieme a Marco Leopardi. Questo film curiosissimo perché descrive il percorso dei capelli da un continente all'altro, dall'India verso un mondo globalizzato, a mettere in evidenza probabilmente le contraddizioni dell'India e del resto del mondo. Perché? Sì. Beh, intanto questi capelli fanno un viaggio dall'India verso il mondo occidentale e ritorno. Arrivano anche qui a Roma. E arrivano poi tornano, anche qui a Roma. I capelli, praticamente è il viaggio dei capelli che vengono donati nei templi del sud dell'India in un antichissimo rito di purificazione. Circa 40.000 pellegrini ogni giorno si recano nei templi del sud dell'India per donare i capelli. Però questa donazione è un atto sacro, ingenuo. Probabilmente non molti di loro sanno, oppure lo sanno, che dietro c'è un commercio, c'è un mercato, poi, come vedremo, di questi capelli. Beh, molti non lo sanno, alcuni lo sanno, però non è questo il punto principale per loro. È un atto ingenuo, se consideriamo atto ingenuo molti degli atti religiosi o molti degli atti che si compiono nei culti. Loro lo fanno perché è un dono verso Dio, è un modo, è una preghiera, è una richiesta di aiuto. Diciamo, sono in qualche modo contenti di offrire questi capelli a Dio. Noi qualche volta abbiamo domandato, ma sapete che poi con questi capelli c'è qualcuno che poi ci si arricchisce, il tempio li vende i capelli. Per loro non era importante. L'idea che i capelli, invece di essere distrutti, come succedeva fino a 20 anni fa, venissero venduti e costituissero un introito per il tempio, forse dava un valore ancora maggiore al sacrificio. Allora, noi stiamo facendo un'anteprima di questo film, perché il film non è ancora nelle sale, verrà proiettato, chi volesse vederlo può venire a vederlo a Roma l'8 marzo, lo dicevamo prima, al Nuovo Sacher, e poi ci sarà una proiezione l'11 alla Casa del Cinema, sì. Però forse per gli addetti ai lavori, non credo. Per no, la proiezione è anche alla Casa del Cinema è aperta alle 16, alle 11 all'interno di una rassegna di documentari italiani. Comunque l'8 nel cinema di Nanni Moretti, sì, che è qui a Roma. Allora, vediamoci un minuto iniziale in cui si vede proprio il rito del taglio dei capelli in India e poi ci racconterai come l'hai girato. Da Hair India, una prima sequenza. Come lo avete girato? In quanto tempo? Come sono andate le riprese? Il film è girato in alta definizione e il processo è stato abbastanza lungo. Noi siamo stati un anno fa, circa un mese in India, a fare i sopralluoghi e cercare i posti e i personaggi per questa storia che volevamo raccontare. E anche gli attori? Perché ci sono anche degli attori dentro il film. No, non ci sono attori. Sono persone. Sono tutte persone. Quando si vede il tizio, l'indiano, al telefono, che vende i capelli al mondo occidentale, è una persona che di mestiere fa quello? Sono tutte persone. Il film è composto di quattro storie parallele, di quattro personaggi principali. Una è la famiglia indiana che si reca nel sud dell'India in un pellegrinaggio per donare i capelli. Poi c'è il commerciante indiano che compra all'asta i capelli del tempio e li vende al suo corrispondente in Italia, che è il terzo personaggio, che è la più grossa azienda che produce hair extension, estensioni per i capelli del mondo, la più grossa e la più importante, quella che produce le extension di qualità migliore, quelle desiderate da tutte le star di Hollywood. E la particolarità del film è che l'ultimo personaggio, invece avremmo potuto scegliere una star di Hollywood o far finire questi capelli
in Europa, nei paesi arabi, nei paesi ricchi. Invece l'hai fatto tornare in India. Ma abbiamo scoperto, visitando la fabbrica, che una parte di questi capelli vengono venduti, queste extension vengono vendute in India, che sono molto care, nei coiffeur di Bombay per gli indiani ricchi e per questa nuova ricchezza indiana. Per cui l'ultimo personaggio è il caporedattrice del magazine femminile Hello, che decide per la sfilata di moda più importante dell'anno di sembrare più bella, per cui di mettersi questa hair extension con capelli che sono partiti dall'India, sono arrivati in Italia, sono diventati queste bellissime e costosissime extension e sono tornati in India. Un'altra sequenza dal tuo film, Hair India. Absolutely, absolutely. Okay, listen, I sent you an email with regards to the pro forma invoice we need, you know, for the bond and all the rest of it. Okay, great. Okay, nice one. So then what we'll do is, since you're shutting for Christmas, we'll then just delay the shipment a little bit so that it'll be there for you when you reopen for the new year. Qui cosa abbiamo visto? Cosa facevano quelle donne? Questo è il commerciante indiano, quello che compra i capelli all'asta dal tempio e ha questa sua azienda dove i capelli vengono lavati, vengono selezionati, vengono divisi per lunghezza, per cui sono queste operaie indiane in questa atmosfera surreale, silenziosa, dove si sente solo il rumore di questi braccialetti che loro usano. E questo avviene a Bangalore. Questi capelli, ovviamente, quelli vengono divisi, la qualità migliore, quelli che costano di più, sono quelli lunghi, sono i capelli lunghi, e sono chiamati i capelli indiani che provengono dal tempio di una grossa lunghezza, sono quelli che hanno un maggior valore sul mercato internazionale, sul mercato mondiale.